Su Radio Number One, la musica di Empire of the Sun con High and Low in diretta dal Festival di Sanremo, dove abbiamo catturato un ospite, insomma, che è qui al Festival di Sanremo, però per fare una cosa particolare che adesso ci racconta. Benvenuto Maurizio Ferrini, buongiorno. Guardi, Maurizio si sta preparando, questo ragazzo, guardi, è il fratello della cognata della zia che gli ha aperto la radio. Eccolo lì. Guarda, non ti emozionare, è un ragazzo che è un po' complessato. Gli ho aperto sta radio, speriamo sfondi. Adesso c'è questo internet da 6 mesi, non so se sfonda, per me non riesce, no, non, non arriva dopo l'estate. No, neanche. Sa perché? Perché non c'è niente. Allora, io quello che, la voce che sentite è il personaggio che riconoscete, la signora Coriandoli, che immagino che sia uno dei personaggi che così, ecco, è entrato. Sono tornato io. Sono tornato perché l'ho mandata in macchina, che se no, insomma, dà fastidio, diciamo la verità. Allora, com'è avere un personaggio che insegue praticamente per una vita, no? Perché, beh, cioè, dall'89, dalla caduta del muro di Berlino, questa è stata una brutta eredità della cortina di ferro, e quindi anche oltre alla caduta del muro è nata la Coriandoli. Però ecco, io mi chiedo sempre, no, per chi ha un personaggio così forte, perché da un lato è fortissimo, è una sfida a batterlo, perché quando facevo il comunista Corriere della Notte, il venditore di pedalò, tutti, adesso non lo batti, è dura, poi ho fatto la Coriandoli, adesso non lo batti, è dura, e mo la batto. Infatti, perché insomma, beh, adesso sono affari miei, la battiamo magari. Diciamo, abbiamo, la teniamo in armadio, lei è la donna ideale. Lo dicevo prima ad Alessia, che è innamorata della Coriandoli già da parecchi anni, e quindi dicevo, lei è la donna ideale perché dorme nell'armadio, guadagna e non consuma, quindi meglio di così. Beh, insomma, tutto sommato, insomma, perfetta. Allora, Maurizio Ferrini, qua a Sanremo, al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, per Guardami Oltre, ecco, che cos'è esattamente? Allora, Guardami Oltre è un programma col alto patrocinio della RAI Responsabilità Sociale, riguarda le categorie deboli e comunque quelle diciamo bisognose di visibilità in quanto deboli, con progetti creativi. Quindi abbiamo parecchie ospiti, perché vogliamo promuovere il sociale attraverso dei progetti artistici creativi. Quindi nel corso di tutta la settimana, in pratica ogni giorno? Ogni giorno, per 7 giorni, e noi andiamo in onda dal martedì, da ieri, fino a sabato. Domanda: dove andrete, dove vi possiamo vedere o ascoltare? Noi andremo a Pioggia su tutti i programmi contemporanei, compresi anche Uno Mattina e anche i telegiornali, TG1, TG2, i regionali, andremo su Rai 24, Isoradio, Web Radio, tanti programmi, perché abbiamo tante iniziative e vogliamo spargerli, la RAI ha deciso di spargerli su tutto quello che lei trasmette, quindi interventi che verranno messi ovunque. Ecco, poi da Maurizio Ferrini ho scoperto anche che oltre a questo c'è anche un'avventura musicale adesso. Allora, un'avventura musicale, sì, perché prodotta da Adriano Fabi, questa avventura pare che io, insomma, riesca a portarla a casa, come si dice qui al nord, diciamo, e quindi hanno mobilitato niente meno che Maurizio Fabrizio, che dico per tanti ascoltatori che magari non lo sanno, autore dei Milionari della Nostra Vita e anche di Almeno Tu nell'Universo, tra le più grandi, di Mia Martini, e Elio delle Storie Tese. Comunque abbiamo un gran feeling e insomma io ho fatto un piccolo contributo, gli ho dato dove capare e lui ha inanellato le parole. Alla signora Coriandoli piace? Allora, il titolo è Terra d'Amor, dico un'altra cosa, poi la Coriandoli intanto la faccio uscire dalla macchina, perché debutterà ufficialmente nel primo weekend di marzo a Cesena, una manifestazione che si chiama Sono romagnolo, quindi tutta l'identità romagnola. Guardi, è una canzone molto allegra, non so se è adatta, perché adesso piangono tutti. Allora non riusciamo a sentirla. Lo sa, posso dire una discrezione? L'hanno presentata a Sanremo con la domanda numero 41, me l'hanno bocciata. No, queste sono cose che non si fanno. Allora, non avevo le spinte. Allora noi ci voglio le spinte. Ci metteremo noi la spinta per la prossima edizione del festival, allora, per Maurizio Ferrini in coppia con la signora Coriandoli. Lei con le mani però, le tenga sul banco. Oh, certo, ci mancherebbe. No,
Ah, lei è malandrino. Non potrei mai. Con l'occhialino lì. Quello, si nascondono con quella faccia lì. Ah, va là, va là. Grazie Maurizio Ferrini, buon lavoro qua a Sanremo. Grazie, grazie. La Coriandoli meglio non la chiamate più, No, la fastidio, no, grazie. Tanto quando viene ci fa piacere. Noi ringraziando Maurizio Ferrini ascoltiamo Greg in Band, tra poco da Sanremo. Amici di TG Evans, anche dalla Romagna vi vogliamo bene. Tenete duro, siamo con voi. Ciao.